anche per invogliare i ragazzi del Vallo di Diano a crescere, ad avere l'inventiva, perché una cosa importante del Vallo di Diano è avere inventiva. Non fate copia e incolla, perché copia e incolla non serve a nessuno. Usate la testa, inventiva. Credere e investire nel proprio territorio, mettersi in gioco con idee originali e di grande qualità. È il messaggio che arriva da Enzo Sorbo, che a Teggiano ha inaugurato la nuova dispensa Amaro Teggiano. Una casa calda, accogliente ed aperta a tutti, che offre il meglio delle eccellenze territoriali nel settore enogastronomico, ma anche una vetrina molto ricercata di prodotti campani e lucani. Un luogo da assaporare in tutti i sensi, non solo come enoteca dedicata alla rivendita e alla degustazione, ma anche per respirare un'atmosfera diversa e particolare che, varcata la soglia della dispensa, proietta i visitatori in una realtà inedita e piacevole. Una nuova vetrina dunque per l'Amaro Teggiano, ma sono tanti e diversi e tutti di qualità i protagonisti dell'offerta della dispensa, che vuole rafforzare il brand teggiano e che non a caso è situata nella centralissima piazza San Cono. Questo step, diciamo, l'aspettavamo da 4-5 anni, da quando abbiamo iniziato. Desideravamo una vetrina diversa per l'Amaro e ci siamo riusciti con i nostri sacrifici, con la tenacia, nonostante qualcuno ci scoraggiasse: ma non fate niente a Teggiano perché magari il Vallo di Diano sta morendo. Non è vero, il Vallo di Diano è più vivo che mai e noi dobbiamo aiutare il Vallo a tenerlo vivo, essenzialmente. E questo luogo spero sia d'aiuto per Teggiano, ma anche per il Vallo di Diano, come luogo di eccellenze. Qui abbiamo il territorio, rappresentiamo il territorio, oltre che l'Amaro Teggiano, quindi abbiamo tante aziende del Vallo di Diano, campane e lucane, che, diciamo, possiamo far degustare prodotti che magari non si trovano al supermercato, che non si trovano in tutte le enoteche, prodotti ricercati, qualità a prezzo dai 2 euro ai, tipo parliamo di vini, dai 3 euro fino ai 30 euro, ovviamente poi come uno vuole spendere. Prodotti di qualità, prodotti che non si trovano dappertutto, che è difficile trovare, ma anche uno stile molto particolare in questo locale. Certo, allora questo è un locale che abbiamo fatto, noi diciamo, pane che è fantasia, che con i nostri risparmi abbiamo cercato di creare un ambiente intimo, un ambiente dove le persone si devono rilassare, prima cosa, degustando un buon calice di vino, degustando un buon tagliere di prodotti locali, e alla fine c'è l'Amaro Teggiano che chiude in bellezza il pasto. Anziché di dare le classiche grappe che magari si trovano nel supermercato di Barolo, di Chianti, noi diamo grappe di Fiano di Avellino, di Taurasi, di Aglianico del Vulture, Palermo del Massico. Cerchiamo di trovare le eccellenze del territorio, perché il territorio offre tante eccellenze e molti non lo sanno. Vini passiti, ad esempio, che è un altro mondo molto particolare. Vi invito a degustare dei vini passiti del Cilento, dell'Irpinia, del Napoletano. E poi c'è questo senso dell'accoglienza che è tipico del territorio. Certo, noi cercheremo di far sentire i turisti che vengono qui a Teggiano ospiti, quindi un po' come dice Rampello: venite qui come ospiti e non come turisti, e così cercheremo di fare anche noi.